Amici, bentornati sul canale Nome Mille Giri e Elaborazioni Autosportive. Anche questa è una puntata un po' particolare, un po' sui generis, quando ci sono gli argomenti interessanti che riguardano appunto problematiche che riguardano appunto il nostro lavoro, l'ambito delle macchine, il discorso delle auto elettriche, il discorso delle auto termiche e quant'altro. Ne prendo spunto e cerco di dare delle mie opinioni. In questo caso ho letto recentemente che la mitica Ursula von der Leyen, che come ho spiegato diverse volte è Presidente del Consiglio europeo e non ha ancora ben chiaro come poter affrontare il discorso di gestione sia del comparto auto che gestione della parte di produzione elettrica, sta sparando le sue cartucce a destra manca, cioè sta facendo delle operazioni già da un paio d'anni veramente incomprensibili. L'ultima delle quali, recentissima di ieri o l'altro ieri, ha dichiarato che stanno vagliando dei dazi doganali sulle auto elettriche cinesi, dazi doganali che entreranno in vigore da luglio e che aumenteranno la tassazione da un 17,4 fino a un 31% sul costo di queste macchine. Da un punto di vista puramente concettuale ci potrebbe anche stare il fatto che i cinesi hanno praticamente sbaragliato il mercato. Nel 2023 sono arrivati più o meno a un 10% del mercato e si prevede che nel 2025 arriveranno a un 30% del mercato. Quindi sicuramente qualche correttivo lo dobbiamo fare. Il problema è che chiudere, come si dice in gergo, chiudere la stalla quando i buoi sono scappati mi sembra proprio un ragionamento assolutamente indegno di una persona che dovrebbe essere la persona più altolocata e più lungimirante per gestire non solo l'Italia, ma tutti i paesi europei, cosa che questa persona qua mi sembra che di cazzata ne stia annoverando veramente una più di Bertoldo. Diciamo che allora, le alternative potevano essere, allora, non l'alternativa, i risvolti di un'operazione di questo genere sicuramente non si limiteranno al fatto di dire benissimo, in Italia venderanno meno auto cinesi. I cinesi che non sono stupidi automaticamente metteranno dei dazi doganali sui prodotti che i paesi europei e in particolare l'Italia, che è molto forte sulla parte del lusso dei beni particolari, ne risentirà in maniera drammatica. Quindi l'alternativa poteva essere la cazzata che aveva fatto precedentemente, anche quella veramente incomprensibile, era sempre la von der Leyen, era quella di mettere una data precisa, oltre che era il 2035, oltre la quale le case produttrici di auto non potevano più commercializzare motori endotermici, senza poi dare nessun tipo di alternativa, nessun tipo di supporto, niente. Questo cosa ha fatto? Ha creato una stasi a livello di sviluppo tecnico dove le case sono ancora impantanate adesso. Di questa stasi se ne è approfittato ovviamente la Cina, la quale ovviamente ha fatto diciamo uno sviluppo tecnico eccezionale e ha prodotto delle macchine adesso a costi medio bassi che stanno sbaragliando il mercato non solo italiano, ma il mercato mondiale. L'alternativa sarebbe stata quella di non andare a combattere l'orso, ma cercare di allearsi con l'orso, perché combattere l'orso con i mezzi che abbiamo è come Davide con Golia, con un risultato diverso da quello che c'è stato fra Davide e Golia. Nel senso che noi ne pigliamo un sacco, una sporta dai cinesi, non ci sono dubbi. Quindi una cosa intelligente da fare sarebbe stata utilizzare una parte di quei fondi del PNRR per incentivare e sviluppare tutto il comparto auto, quindi dando linfa alle case automobilistiche che avevano ancora tantissimo da dire anche sul motore termico, oppure un motore termico mixato all'elettrico, ci potrebbero essere mille alternative diverse, non bloccare a priori per un discorso ideologico il termico come male di tutte le come la fonte di tutti i mali al mondo, senza dare nessun'altra alternativa. Hai lasciato campo aperto a paesi più svegli di noi e ci siamo trovati adesso in questa condizione dove le case automobilistiche, prendiamo Stellantis, che è una casa ormai
allo sbando completamente, ma anche tutte le altre case, il gruppo Volkswagen, Mercedes, BMW, sono veramente arretrate. Hanno perso 4-5 anni di sviluppo industriale per poter rimanere al passo con i tempi. Questo è un errore che, dal mio punto di vista, a livello strategico, è veramente inconcepibile. Veramente inconcepibile. Cioè, non è possibile che, come dire, una persona di quello spessore faccia un errore di questo genere. Un altro dei problemi che probabilmente la von der Leyen non ha attivato, o fa tutto da solo alla sera, prima di andare a letto si butta giù due cose, o probabilmente si avvale di consulenti che veramente sono dei consulenti ridicoli, che non le danno dei consigli corretti, perché oltre al fatto di creare come dire, un aspetto a boomerang, perché i cinesi non saranno certo a guardare, anche la produzione di tutto, di una buona parte di componenti e anche di alcuni modelli europei viene fatta in Cina. Prendiamo una per tutte, la Smart viene prodotta in Cina. Quindi, se tu crei delle barriere all'entrata, tutte quelle case, in questo caso la Mercedes, perché è proprietaria della Smart, si troverà in grossissima difficoltà. La BMW uguale. Stellantis non parliamone, tutta la fornitura di batterie, fin tanto che non verranno sviluppate delle batterie europee efficienti, sono ancora dipendenza della Cina. Cioè, un autogol del genere veramente kafkiano. E io continuo a ripetere, ed era il motivo del mio primo video, se ci fosse stato qualcuno di più lungimirante, benissimo il discorso del New Deal, del Green, tutto quello che vogliamo, non andiamo avanti con i diesel Euro 2, però cerchiamo di fare una pianificazione ad ampio raggio, cercando di vedere tutte le problematiche, non solo ragionare con l'ideologia personale, perché, come ho detto tante volte, con l'ideologia personale non si arriva da nessuna parte, anzi, siamo arrivati al punto in cui ci siamo infilati nella merda, perché questo è lo stato delle cose. Ci siamo infilati nella merda. Adesso voglio vedere la signora von der Leyen, che spero, mi auguro, venga sostituita a breve da persone un pochino più lungimiranti. Anche in questo caso il fatto non voglio entrare molto in termini politici, però diciamo che uno dei pochi vantaggi che ha l'Italia è che si trova, rispetto a un po' di tempo fa, con una posizione di forza migliore del partito che ha vinto, della Meloni, rispetto a Francia e Germania, che si trovano un pochino più in difficoltà per il sopravanzare delle destre. Questo potrebbe essere la Meloni una persona chiave nel cercare di riprendere un po' le fila in un contesto veramente devastato. Cioè, il concetto automotive, con tutto quello che ne consegue a livello di persone impiegate, di indotto, di fabbriche, di industrie, è stato veramente massacrato nella maniera peggiore possibile. Cioè, se uno si fosse messo al computer e avesse messo come titolo "Che cosa fare peggio di così per distruggere un mercato", poche voci avrebbe dovuto aggiungere. Questo era proprio il decalogo che la signora von der Leyen ha stilato. Io penso, ho dato come al solito delle mie opinioni puramente personali, voi magari ne avrete altre. Mi piacerebbe molto avere dei riscontri con delle vostre domande, alle quali io cercherò di rispondere in maniera più esaustiva possibile. Ripeto, sono delle mie opinioni, non sono un guru, non sono né al Parlamento europeo, non faccio politica, faccio solo il mio umile lavoro e cerco di farlo bene. Però la testa la uso, quattro idee me ne sono fatte e capisco le persone che sono deficienti o semideficienti da quelle che sono un pochino più normali. Su quello credo che in 65 anni qualche cosa ho capito. Io direi che per il momento è tutto. Come al solito vi chiedo di cliccare sulla campanella, mettere un like, che fa sempre bene, non vi costa nulla, soprattutto iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!